Qua è Papa Benedetto XVI nel 2013, prima della cosiddetta rinuncia. Qua è Papa Benedetto XVI nel 2021, dopo la cosiddetta rinuncia. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Novembre 2022. Allora, un passo alla volta. Per capire che Benedetto XVI non solo non ha rinunciato al papato, ma soprattutto per capire cosa ha dichiarato riguardo alla sua attività successiva alla dichiarazione. E dunque per capire cosa i fedeli devono fare anch'essi nell'imitazione del Papa. Benedetto XVI. Quando vuole è chiaro e preciso. Perciò, anche quando è enigmatico, lo è di proposito. Prima di indagare la famigerata declaratio dichiarazione, poi l'ultimo Angelus, poi l'ultima udienza generale, ascoltiamo cosa ha detto Benedetto XVI alla fine del saluto di congedo del Santo Padre Benedetto XVI agli eminentissimi signori cardinali presenti in Roma. Sala Clementina, giovedì 28 febbraio 2013, che è il 17° giorno dopo la dichiarazione e il penultimo giorno della sua presenza all'interno dei palazzi del Vaticano. Questa è la nostra gioia che nessuno ci può togliere. Prima di salutarvi personalmente desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, affinché siate pienamente docili all'azione dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa, che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. E tra voi, tra il Codice Canonico, c'è anche il futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Per tutto questo, con affetto e riconoscenza, vi imparo. Bene, queste parole di Benedetto XVI, pronunciate ai soli cardinali e a qualche vescovo lì presente, sono chiare ed indicano 1. L'elezione di un nuovo Papa e, soprattutto, 2. La sua subordinazione al nuovo Papa come quella di un cardinale. Infatti, nella sua ricerca di super chiarezza espositiva, quando dice «Futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza», si riferisce al documento sull'elezione del Papa, Universi Dominici Gregis, il quale, al numero 89, prescrive, appunto, i cardinali elettori, secondo i modi stabiliti, si accostano per prestare atto di ossequio e di obbedienza al neoeletto sommo pontefice. Dunque, queste parole di Benedetto XVI, anche se non esprimono chiaramente la sua rinuncia al papato, sembrano comunque indicarlo, perché comunicano chiaramente la sua subalternità ad un nuovo papa e, 2, forse anche il ritorno al grado di cardinale. Ora,
anticipazione, magari questa stessa chiarezza e precisione fossero presenti anche nella Declaratio Dichiarazione, nell'ultimo Angelus e nell'ultima Udienza Generale. Magari. Con in più l'aggravante, verso Benedetto XVI, che la Declaratio è un documento normativo per tutta la Chiesa, cioè ha delle conseguenze obbliganti verso i fedeli e verso il clero fedele, alla Chiesa, al Papa. E sia l'Angelus sia l'Udienza Generale sono documenti catechetici di insegnamento verso il popolo dei fedeli. Dunque sono ben tre documenti nei quali un fedele può legittimamente pretendere chiarezza e precisione. Mentre invece queste parole chiare e precise sono state impiegate da Benedetto XVI solo per un saluto di congedo rivolto ai cardinali, che possono essere definiti come dei colleghi di lavoro. Dunque, anticipando i risultati dell'indagine, Benedetto XVI, quando si è rivolto al popolo dei fedeli, ha dato dei messaggi volutamente contraddittori, enigmatici, errati, allusivi, di tutto e di più, come vedremo. Invece, quando si è rivolto ai soli cardinali e a qualche vescovo presente nell'occasione, allora ha dato un messaggio chiaro, semplice, eppure con dei riferimenti a dei documenti normativi, la Universi Dominici Gregis. Tutto intenzionale, tutto premeditato, tutto calcolato, allo scopo di inviare contemporaneamente due messaggi. Uno rivolto al popolo e alla storia, ed uno rivolto ai cardinali, dispersi nei desideri dei loro cuori. Da questo punto l'indagine si fa moralmente impegnativa, perché una volta ascoltata, poi non si può far finta di non saperne niente. Perciò chi non si sente pronto a questo coinvolgimento personale, è bene che si fermi ora. Perché dall'indagine si ricava che Ratzinger 1. Ha messo a punto un progetto di salvezza della Chiesa cattolica dalla falsa Chiesa. 2. Del quale progetto la strategia necessaria era quella di indurre la falsa Chiesa, già presente nella Chiesa cattolica, a compiere da se stessa la fuoriuscita dalla Chiesa cattolica. 3. Attraverso la tattica operativa di far credere che lui abbia rinunciato al papato. Infine, 4. In questo modo ha pure denunciato una situazione di crisi di fede in Gesù e o di osservanza delle leggi di Dio da parte della gerarchia,
crisi che non può più essere risolta dall'impegno umano degli uomini di buona volontà all'interno della gerarchia, ma può essere risolta solo dal ritiro di tutta la Chiesa in preghiera, in richiesta di aiuto a Dio e alla Madonna. La dimostrazione di ciò è proprio nella voluta chiarezza e precisione di Benedetto XVI nell'ultimo capoverso del suo ultimo discorso pronunciato all'interno del Vaticano. Proprio alla fine di tutto è stato di quella chiarezza che è sempre stata assente a partire dalla sua dichiarazione dell'11 febbraio 2013. Chiarezza che probabilmente è stata l'ultima possibilità offerta da Benedetto XVI ai cardinali per fermarsi prima di compiere l'illegalità verso la Chiesa. Infatti, un cardinale onesto si sarebbe domandato perché Benedetto XVI, in questi semplici saluti, è stato di quella chiarezza che è sempre mancata per ben 17 giorni e in ben 3 documenti ufficiali? Via con l'indagine. Ehi, scopriamone alcune. Diventare Papa. Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis. Per indagare la differenza tra Benedetto XVI prima della dichiarazione e dopo la dichiarazione dell'11 febbraio 2013, occorre partire da quando Ratzinger era ancora cardinale e doveva partecipare al conclave del 2005. Infatti, a cosa si impegna la persona eletta come Papa? Si impegna a svolgere fedelmente il munus petrinum. Dove è scritto? Nella Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, che è il documento di Giovanni Paolo II che regola l'elezione dei pontefici dopo di lui. Giovanni Paolo II, vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria, Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, circa la vacanza della sede apostolica e l'elezione del Romano Pontefice. Al numero 53, il cardinale decano o il cardinale primo degli altri per ordine ed anzianità pronunzierà la seguente formula di giuramento. Dunque la pronuncia a nome di tutti i cardinali. Noi tutti e singoli cardinali elettori presenti in questa elezione del Sommo Pontefice, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo di osservare fedelmente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione Apostolica. Parimenti, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che chiunque di noi, per divina disposizione, sia eletto Romano Pontefice, si impegnerà a svolgere fedelmente il munus petrinum di pastore della Chiesa universale. Dopodiché, prosegue il numero 53, i singoli cardinali elettori, secondo l'ordine di precedenza, presteranno giuramento con la seguente formula. Ed io, N cardinale N, per esempio, io, Joseph Cardinal Ratzinger,
prometto, mi obbligo e giuro, e ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungeranno, così Dio mi aiuti e questi santi evangeli che tocco con la mia mano. Il punto importante rispetto alla declarazio dichiarazione di Benedetto XVI è il seguente. Questa è la versione in italiano e, come si constata, è stata mantenuta la denominazione latina di Munus Petrinum. Infatti, nell'originale in latino, nell'editio tipica, il testo è «Eum Munus Petrinum, pastoris ecclesiae universae, fidelite executurum». Il Munus Petrinum è l'ufficio di Papa, è l'incarico, è la funzione, il compito, la responsabilità, è il grado superiore a quello di cardinale. Esempi comuni di ufficio è l'ufficio di Presidente del Consiglio dei Ministri, detto capo del governo, Premier, oppure l'ufficio di Generale del Corpo dell'Arma dei Carabinieri, o anche l'ufficio di Primario del Reparto Ortopedico dell'ospedale tal de tale. Quando comunemente si dice che il conclave ha eletto il Papa, significa precisamente che ha eletto colui che ha il Munus Petrinum e che lo ha, lo possiede, per esercitarlo. L'esercizio del Munus è anche detto Ministerium. Ministerium Petrinum, il servizio di Pietro. Munus significa essere Papa. Ministerium significa fare il Papa. Quindi, essere eletti per il Munus Petrinum significa anche esercitare un potere, detto anche Ministerium Petrinum. Ad esempio, Ratzinger è Papa ed esercita il governo della Chiesa, sia materiale sia spirituale. Cosa fa un cardinale appena eletto Papa? Si può pensare, ma il giuramento di svolgere fedelmente il Munus Petrinum non dovrebbe essere fatto dall'eletto dopo l'elezione? No, è fatto prima e da tutti i cardinali, in modo che se uno non giura, non sarà votato. Chissà se può partecipare alle votazioni. Invece l'eletto, appena dopo l'elezione, deve esprimere l'accettazione dell'ufficio di Papa attraverso due atti. Primo, il consenso all'elezione, e secondo, attraverso la comunicazione del nome da Papa. Sempre la Universi Dominici Gregis, al numero 87. Avvenuta canonicamente l'elezione, il cardinale decano o il primo dei cardinali per ordine e anzianità
a nome di tutto il collegio degli elettori, chiede il consenso dell'eletto con le seguenti parole: accetti la tua elezione canonica a sommo pontefice? E, appena ricevuto il consenso, gli chiede: come vuoi essere chiamato? Dunque, quando la persona eletta fornisce il consenso, dicendo per esempio sì, accetto, oppure io accetto, significa che accetta il munus petrinum, che accetta l'ufficio di papa, riguardo al quale aveva precedentemente giurato da cardinale di svolgere fedelmente, se fosse stato eletto. Dunque, importante per comprendere la declaratio di carazione, non esiste l'accettazione del ministerium. Si accetta il munus per poi, personalmente, mettere in pratica, come crede, il ministerium. Chiusa parentesi. Inoltre, sia questa accettazione, sia l'ufficio petrino, sono immediatamente e strettamente associati al nome che deve fornire. E, appena ricevuto il consenso, gli chiede: come vuoi essere chiamato? Per cui, comunicare il nome, per esempio Benedetto XVI, significa sia confermare l'accettazione dell'elezione, sia sottintendere papa. Ebbene sì, dire Benedetto XVI significa dire papa. Non esiste un altro Benedetto XVI se non papa Ratzinger. Di conseguenza, la morte del papa o la rinuncia al papato comporta anche l'estinzione del nome del papa. Come Giovanni Paolo II non esiste più associato ad una persona vivente del clero, così dal 1 marzo 2013 anche il nome Benedetto XVI non dovrebbe più essere utilizzato per riferirsi a Ratzinger. Al massimo lo si potrebbe chiamare ex Benedetto XVI. In totale, la Universi Dominici Gregis specifica che ciò che caratterizza il Papa da tutti i cardinali e il Vescovo di Roma da tutti gli altri Vescovi è il possesso del munus petrinum, dell'ufficio petrino, che si possiede per consenso all'elezione ricevuta, che è confermato dall'indicazione del nome da papa e che poi deve svolgere fedelmente, ossia deve svolgere il potere associato al munus, all'ufficio. Un'ultima osservazione sulla frase svolgere fedelmente, importante per comprendere la dichiarazione di Benedetto XVI. L'avverbio fedelmente è associato solo al controllo di Dio, non degli uomini. Per esempio, un papa potrebbe dire:
Io svolgo il Munus Petrinum passeggiando per i giardini vaticani. E nessuno al mondo può correggerlo. Un papa potrebbe anche decidere di scioperare, ossia di non esercitare più il ministerium petrinum fino alla morte. Ricordare per dopo. E nessuno può richiamarlo ai suoi doveri. Questo in quanto il codice di diritto canonico al numero 1404 afferma prima sedes a nemine judicatur. La prima sede non ha giudice, se non Dio, ovviamente. E il codice di diritto canonico al numero 331 specifica ancor meglio l'indipendenza del Papa dagli uomini. Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, in forza del suo ufficio ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa. Potestà che può sempre esercitare liberamente. Per cui, se qualcuno ha qualcosa da ridire sul Ministerium Petrinum, se uno pensa che il Papa stia trasgredendo il giuramento della Universi Dominici Gregis che ha fatto, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che si impegnerà a svolgere fedelmente il Munus Petrinum, questa persona non può fare nulla, perché il solo giudice delle azioni del Papa, del Ministerium Petrinum, dello svolgimento del Munus Petrinum, è Dio. E non è tutto. Alla terza parte, indagatore.